Ragazzi, ciao a tutti da Nick, raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa North Marsh Reloaded. Come sempre, raga, inizio il gameplay ricordandovi giusto brevemente che in descrizione ci sta un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati, compreso questo. Ok, allora, dunque, Remo si riprende. Oggi vi porto una nuova mod che è uscita, mi pare, ieri nel mod hub. Però purtroppo è una mod per solo PC, non ci sta su console e sinceramente non so il motivo. Non lo so. Comunque sia, che mod è? Praticamente il Kamaz, famosissimo camion Kamaz che oramai... penso che lo porto da un bel po', di anni. Lo porto dai precedenti farming, quindi è una vecchia nostra conoscenza. E ne è uscito un altro, che però è solo per PC. Non lo so il perché, ma penso che forse oggi lo scopriamo. Sicuramente si noterà il motivo. Vedremo. E poi oltretutto... mi può tornare utile perché avevo già un camion, solo che poi l'ho restituito perché non mi ci trovavo granché bene. Quindi penso che il Kamaz potrebbe essere utile. Speriamo. Allora, intanto se mi riesce... Madonna, ma perché sto posto l'hanno fatto così stretto? Perché? Ma perché è così stretto? È un ingresso troppo stretto. Perché hanno messo un garage gigantesco in un punto così stretto? Non ha senso. Forse ha più senso se butto via sto capanno e faccio un parcheggio aperto, che almeno c'ho l'ingresso più grande. Ma sinceramente è troppo stretto. Oh no, che dite, raga? Secondo me ha più senso... fare un garage aperto, almeno non ho il problema dell'ingresso che è stretto. Aspetta, mo c'è il lavapiatti là, la lavatrice, insomma, in mezzo ai ball qua. L'errore, no, come si chiama? Il lavapiatti, ci siamo capiti. Il lavaveicoli, va. Vabbè, d'altronde lavare i piatti con quello è un pochettino... beh, vabbè. Non lo so, sempre acqua esce. Allora, va bene, dunque. Ma non me... ah, lì, ah sì, l'ultima volta stavamo qui a fare la questione... Sì, stavamo a fare la questione mele, pere, non mi ricordo. Difatti, fatemi dare un'occhiata com'è la situazione. Ah, manca il manca il latte qui dentro. La neve, beh, ormai quella è finita, disattiviamo sto coso. E che altro? Frumento, beh, tanto non ce n'è. Ah, beh, questo era per un altro motivo, giusto. E qui siamo pieni. Farina, ma perché tengo tutto attivo? Mi si crea una confusione. Allora, stiamo a fare farina, giustamente. Ok. Manca il latte, in pratica. Ah, poi ci abbiamo anche... beh, sì, abbiamo le fragole, perché stiamo a fare lo stru... perché si è fermato? Ah, perché manca il latte. Ok, allora, manca il latte. Però andiamo a guardare questo... Kamaz. Kamaz 53605 Amcar. Allora, è interessante, c'è pure un bel carrellino che magari uno può comprare e tenerselo separato, cioè, però richiede 260 cavalli, come mai? A che gli servono? Solo per funzionare? Allora, 20.000 euro per avere 9.000, per avere 9.000 di capacità, 20.000 euro è caro, eh? Ah, così va meglio, cioè 26.000 di capacità, 22.000 euro, va bene, ma... ma spendere tutti quei soldi... ah, si può anche coprire... ho capito... vabbè, comunque... ovviamente uno che spende quei soldi lo piglia grande, no? Allora, Kamaz 50.000 euro, capacità 9.000 litri, veramente poco, coperto... praticamente è uguale al cassone standard, mi pare, arriva fino a 26.000... e purtroppo, però... non ha molti optional, anzi, non ce li ha proprio.
Purtroppo non ha magari solo il pianale, è molto limitato, è molto limitato. Pneumatici larghi davanti. Il tipo di faccia. Vabbè, non c'è molta scelta, eh. È molto limitato alla fine. Non capisco neanche quindi il perché. Non capisco perché è solo per PC allora. Ah, forse per il marchio. Mo' ho capito. Non c'è su console, forse perché probabilmente Kamatz è un marchio, ovviamente, che la Giants non ha i diritti. E quindi se non c'è i diritti Giants non può uscire su console. E qui si spiega tutto. Praticamente più che come Kamatz per console doveva uscire come Lizard, allora sì. Quindi questo è il motivo per la quale è solo per PC. Allora, comunque, capacità di 22.000. Non c'era 26, 26.000 e mi costa 52.000 euro. Dietro ci posso attaccare altri carrelli, insomma. Vabbè, lo pigliamo lo stesso, ormai che l'ho messo. Vai, lo compro. Va bene, il carrello non mi interessa. Già faccio fatica ad andare in giro. Anzi, a dire la verità, vabbè, io mi... Aspetta. Ma quella roba l'ho tutta comprata, ora che ci... Ah no, ok, tipo c'ho un carrello in più. Che non mi serve a dire la verità. E effettivamente, mo lo restituiamo. Mo lo andiamo a restituire. Che ci faccio? Via. Perché ci paga il noleggio. Animali, bla bla bla. Dell'usato, cia cia cia. Niente. Questo poi oltretutto non ce l'ho. Ma non ce l'ho già la 15 io. Però questa è diversa. Boh. Boh. Strano, io non ho la 15. Oggetti posseduti, seminatrici. Sarà che ci stanno più modelli? Piantatrice. Oh, io ce l'ho la 15. Sarà che è diversa quella? Questa è 15, 36, 65. È uguale. Ah, un realistic. Ok, si spiega tutto. Questo è il modello non realistico. Ok, e va bene. Allora, oh, dobbiamo togliere quel latte comunque. Va, che da solo non si toglie. Allora, dov'è che è il cassone? Ho fatto tutta quella fatica per parcheggiare il cassone quando poi alla fine l'ho restituito. Allora, mo vediamo dove sta. Dunque, il letame qua l'abbiamo tolto, che ce n'era tantissimo. Dove caspita è mo la botte de dell'acqua liquame? Dove l'ho messa? L'ho pure presa a noleggio, quindi me deve dire dove sta. Mostra sulla mappa. Ah, è qua dietro, ok. Allora, dobbiamo togliere tutto quel latte. Ce l'abbiamo e continuiamo a produrre. E invece il Kamatz. Oddio, qua devo raccogliere. Sì. Qua si deve raccogliere. Ah, e ok. A proposito, ma sti furgoni? Tutti comprati, ok. Ok, beh, comunque sì, alla fine il furgone fa fatica, quindi è meglio il camion. Il camion è molto meglio. Allora, sono le 15:38. Dobbiamo decidere cosa fare con questo mega terreno che abbiamo qui. Se seminarci qualche cosa, ma a dicembre che ci semini? Niente. Dobbiamo togliere tutta quella dannata cacca. Come la togliamo? Ci avrò una benna, qualcosa. Mo' vediamo. La dobbiamo togliere. Però che ci faccio? Vabbè, magari la sposto perché è proprio lì. Magari la spostiamo. La mettiamo qui dove c'è il cumulo di cacca e poi la raccogliamo di nuovo quando serve. Allora, mi pare che il latte è qua. Ah, c'è dell'acqua qua dentro, caspita. Me ne sono accorto solo adesso. Accidenti, a chi è che serve l'acqua? Ah, perché non c'è... Ah, beh, aspetta. Ok, vabbè, l'acqua so dove andare a scaricarla. Mi devo fare un po' di strada. Non ci avevo mica fatto caso.
La portiamo allo scioglineve e lì la depositiamo. Scioglineve, vai. Allora, intanto sai che ti dico che forse mi conviene fare un po' di pulizia, perché qua ci stanno un mucchio di mezzi buttati a casaccio. Magari facciamo un po' di ordine. C'ho un mucchio di terreni da seminare, ma siamo a dicembre, non è periodo. Allora, è un incubo, ma devo andare un po' a parcheggiare qua dentro un po' di cose. Ma c'ho sempre veramente una mega voglia di buttar via sto cavolo di capanno. Ah, perché giù qua non dovrebbe dar fastidio. Allora, più che altro dovrei togliere questi qua, che proprio, cioè, messo qua non va bene. Vediamo di fare un po' di ordine. Quello magari so già dove metterlo. Ma questo, al cane gli ho dato da mangiare, sì. Allora, mo andremo anche a prendere il Kamaz. Vedi, se mi applico, però certo che se è troppo lungo c'è poco da fare. E voi pensate che io parcheggio usando la tastiera, eh? Ok, questo qua è perfetto. Oh, ma ancora non è arrivato quello. Devo scaricare l'acqua. O si è bloccato, aspetta. Fammi vedere. Allora, tu non vai bene, tu ti parcheggio. Guarda, dove sta? Ah, è appena arrivato, ok. Allora, l'acqua, mo' un attimino la togliamo da qua dentro. Qui la possiamo tranquillamente depositare. Ok. Allora, torniamo negli animali. Mucche. Carichiamo il latte e poi torniamo qua. Allora, facciamo un po' di pulizia. Mo' il Kamaz lo pigliamo, ovviamente. Ho intenzione di caricarci sopra la cacca, proprio ne facciamo un utilizzo fantastico per la prima volta. Ci carichiamo la cacca. Aspetta, questo è l'arieggiatore, ma io non c'ho... O c'ho qualcosa da arieggiare, magari? Ma sai che forse qualcosa da arieggiare c'è? Aspetta un po'. No, quello no. È possibile che forse l'arieggiatore è come l'aratro, in più coltiva. Quindi, dato che ci vuole tempo prima che possiamo lavorare i campi, beh, vediamo se magari non mi conviene farlo. Allora, aratura richiesta. A te, guarda, casca proprio a fagiolo. Aratura richiesta, perfetto, andiamo. Così, tanto con tutto il tempo che si perde qua ogni volta, intanto capace che lo finisco, no? Cioè, se lo mettevo qualche gameplay fa, sicuro. Ma avete pure detto, Nick, mettici una staccionata qui, insomma, no? Ma non lo faccio, raga, non ci metto la staccionata qua. Poi l'operaio ci sbatte sempre contro, e chi me lo fa a me? Non ci penso proprio a metterci la staccionata qua. Alleluia, eh? Ci vorrà 20 anni qua a finire. Quanto ci vuole? 1 ora 9 minuti. Beh, fai con calma, eh? Va bene. Allora, mi sono sicuro che il tempo c'è. Tempo che si fanno tante cose. Ma almeno lo famo. Allora, poi torni dallo scioglineve, che è lì che devo portare il latte. Magari ce n'è anche un bel po', eh. Che è da un po' che non raccolgo latte. E difatti ce n'è un bel po'. Parecchio.
Più di un carico, forse. Mica male, oh! 32.000 di latte. Bene. Allora, portiamolo allo scioglineve. Dunque, lui lavora. Lui... ecco, lui è quello che mo... facciamo un po' di ordine. Com'è impossibile staccare mentre si ripiega? Ma che sta di? Ah, boh, ok. Va bene. Allora, dunque, dovrei... e mo con che cosa raccolgo la cacca e la carichiamo sul coso? Mi sa che qua c'ho bisogno di qualche attrezzo. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è che forse oggi è la giornata per vendere il mais essiccato? Così il camazzo lo usiamo, eh. No, ma alla fine il bello del Kamaz è che comunque... ok, non c'ha la capacità di altri cassoni. Però comunque è più facile da manovrare in confronto al camion. È più manovrabile. Cioè, ma io qua c'ho una voglia matta di togliere sto cavolo di capanno, raga. È impossibile. No, ma sto capanno io lo tolgo. Non è possibile, non si può, è scomodo. E io lo faccio fuori, è meglio. È bello che mi toglie pure i soldi per toglierlo. 49.600. Io me li do indietro, raga, scusate, però... oh, ho capito. 49.600. Ho capito, io me li do indietro i soldi, non è che qua... oh, il gioco di base è fatto che i soldi te li dà a metà indietro, e io me li do indietro. Magari sapete che facciamo? Recintiamo. Qua sì, qua conviene recintare. Giustamente. Però sì, è impossibile, non si poteva. Era impossibile, dai. Era troppo scomodo. Cioè, è un peccato avere tutto questo spazio e non poterci parcheggiare comodamente, perché si fa una fatica assurda. Cioè, è stressante, poi ti passa la voglia a parcheggiare qui, no? Lo fai una volta e dici, chi mo fa a farlo di nuovo? Senza soldi. Ah, sì, course play, sì, scusi. Certo che però anche te... dal punto più vicino... ok, dunque, è meglio, eh. Allora, mandiamo... comunque, qua abbiamo il Kamaz, che è come sempre un gran bel mezzo. Bello, è bello, oi. È bello compatto e anche parecchio alto. Forse le sponde si possono abbassare. No, effettivamente pare di no. Vediamo cosa c'ha. Chiudi, no, non c'è niente, raga. Non c'ha nulla di apribile, chiudibile, niente. Zero. Hai fatto proprio bene. Ma è molto fatto bene. È proprio bello. Anche l'interno è molto molto fatto bene, penso. Sicuramente è meglio del camion che abbiamo in farm, che quello è pure moddato, ma l'interno è fatto proprio a come viene viene. Velocità massima 100 km orari. Niente male. Molto buono, bello e stabile, molto stabile. Molto, molto stabile. Cioè, ok, dai, ok, è normale che un po' sbanda se guido come un pazzo, però tiene bene la strada. Invece poi ci stanno mezzi che appena fai una curva, pop, se ne baltano. Allora, non so se è periodo di vendere il mais, ora poi ci diamo un'occhiata. Allora, è arrivato l'arrotino? È arrivato. Quale problema c'hai? No, forse erano finiti i soldi. Boh. Allora, dunque, dobbiamo andare a scaricare il latte, che ne abbiamo tantissimo. Così facciamo il necessario. Facciamo quello che dobbiamo fare.
Qua tecnicamente ci dovrei mettere delle sponde, che è pericoloso. Costruzione, decorazione. Beh, uno vale l'altro, no? Che me frega. Ah, pure che è vecchio, è bello. Ma non rompere le balle con sto collide. Con chi collide? Con tua sorella? E mo qual è? Ah, meno male, il quarto, Forse è il camion che dà problemi. Ora lo togliamo. Mucche. Allora, costruzione, decorazione. E mo fammelo mettere, sennò ti spacco in due. Dai, Ok. Beh, oh, ci sta. Fino a qua. Che dite? Oppure, no, perché poi... What? Guarda come gira, non ci avevo mai fatto caso. Vabbè, però, non lo so, collide, collide. Se collide, collide. Ah, fino a qua... Ah, qui te va bene, proprio in mezzo all'acqua non te collide. No, vabbè, lasciamo perdere. Allora, dobbiamo fare invece dall'altro lato. Non l'ho dimenticato. Allora, qua... E qua... Dubito che trovi... ci sarà qui da qualche parte il materiale uguale. Però valla a trovare. Forse, ma forse non c'è. Forse non ci sta. No, difatti non c'è. Mi sa che non c'è lo stesso tipo. Quindi ci posso solo mettere qualcosa di simile. Ma sono pure costosissimi. Forse questo è quello più economico, ma... vabbè, ma mo come sono parcheggiati qua... vabbè, sembra collidere. E niente. Niente, c'ha sto brutto vizio che gli collide, ma non si capisce con che cosa. Vabbè, lì posso capire, va bene, però... Oh, qual è il problema? Ah, ma non è che... No, non è lui, perché sennò a quest'ora... Cioè? Niente, non mi piace, viene storto, va, stiamo a perdere, va, raga, non ne metto, basta. Non mi piace. Cioè, non lo so, c'ha problemi. Lasciamo perdere. Che poi va a finire che... Si... Che poi viene una schifezza, passa la voglia a vederlo. Ah, tutto qua? Va bene. Allora, e ce ne torniamo. Peccato che ho scaricato tutto in un unico punto, va? Pazienza. Allora. Ah, già, il Kamaz, giusto. Dunque, dobbiamo farla sta vendita, sì o no? Vediamo. Com'è che si chiama? Parte la paglia, insilato... Oh, dov'è dry corn? Dried corn. Ma sì, andiamo a venderlo, c'ha già un buon valore. Andiamo a venderlo, va. Anche metto a aspettare che vale 2 lire di più. Ma non lo prende. Perché? Forse per la sponda troppo alta. Alla grande, o non accetta questo tipo di materiale. E non è una bella cosa se non mi accetti questo tipo di materiale. Cosa accetti tu? Fammi vedere. Beh, in teoria lo accetta. Non lo so. Niente, quello cassone non lo accetta. Peccato.
Posso scaricare il Dryad Corn qua dentro? Giusto per togliermi la curiosità, visto che... Ah, si può scaricare qua? Io pensavo che non era possibile. Se no, già a quest'ora avevo prodotto altro Dryad Corn. Io pensavo che non era possibile produrlo. Cioè, scaricarlo nel silos normale. Invece si può fare. Allora... Vediamo un po', raga. Che da qui non ne voleva sapere niente. Ma secondo me è un problema con questo macchinario. Per me è un problema con questo macchinario. Perché il macchinario, oltre al mais, mi voleva dare il mais normale. Quindi sarà che non funziona con quel macchinario. E difatti qua funziona. No? Cosa? Ma sto Kamaz mi stai a dire che accetta solo pula, insilato, paglia, fieno, canna da zucchero, erba, cippato, compost? Cioè non accetta sto cassone, questo cassone non accetta prodotti, ecco perché. Cioè pare un cassone fatto apposta per lavorare l'erba. Non è un cassone questo, quindi proviamo a cambiarlo. Sto tizio però è proprio, guarda, ma proprio lì si deve mettere. Oh, ma rotte balle sta cassetta. La cassetta è proprio scomoda, eh. Signor ingegnere, però lei si deve mettere in un posto più comodo. Ma io non so perché la cassetta si sposta ogni volta che avvio la partita. Perché non riesco a far funzionare sta cassetta? Non mi sta funzionando sta cassetta. Errori. E la miseria. Proprio niente. Ok, sta cassetta la togliamo. Da problemi. Questa cassetta la togliamo. Accidenti. Era bella, ma da un mucchio di errori. Goodbye. Officina meccanica 45.000 euro. Ovviamente denaro insufficiente. Però l'officina meccanica messa magari qua ci sta bene. Perché no? Non è una cattiva idea. Una cosa carina. Non la metto mai. Non la metto proprio mai. Non la uso mai. Una volta nella vita la usiamo. Ci sta. Il bello del gioco è abbellire a proprio piacimento la mappa. Ci sta proprio a pennello, oltretutto. Che poi è messo lì proprio, ci sta bene. Abbiamo tolto un edificio, ne mettiamo un altro. Che dite, raga, vi piace l'idea? Allora, secondo me il problema è il cassone. Ovviamente non è il Kamaz il problema, è il cassone. Sarà che questo cassone... è fatto per un certo tipo di prodotto. Quindi evidentemente il cassone più grande non lo posso usare come voglio. Insomma, mi sento a dir poco limitato. Comunque bella l'officina meccanica, dai. Allora, configura, capacità. Lui non dice niente. E sicuramente devo mettere questo da 17.000, che ne so. Devo pure pagare. Io penso che adesso accetta tutto. Ok, vabbè, però penso che è pensato per essere realistico, eh. Alla fine penso che 17.000 è abbastanza realistico. Vediamo se adesso qua sotto mi fa qualcosa. E adesso funziona. Ha già fatto tutto sto Dryad Corn? E da dove caspita è saltato fuori? Ma non è che sto Dryad Corn me lo sta pigliando da qualche altra parte. Non vorrei che si bugga col silo, eh. C'ho paura che molte volte mettere delle fabbriche vicine ai silos si bugga tutto. C'ho paura perché io avevo scaricato questi, quindi. Ce n'è. Boh.
Vabbè, comunque funziona, quindi in pratica la capacità quella più ampia non è per caricare i prodotti standard. Allora, difatti qua dice che io c'ho ancora Dried Corn, boh. Agricoltura al Fair, non mi ricordo minimamente dove sta. Forse mi ricordo adesso dove sta. Ok, lì siamo ancora pieni di cacca. Allora, vabbè, è normale che fa così quando frena. Ah, è lui che fa così. Vabbè, comunque è un bel mezzo. Ah, non è buggato. Alla fine, ovvio, non è buggato. È stato pensato in quel modo. Il cassone più grande è pensato per un certo tipo di prodotto. E questo è pensato per un po' tutto il resto. Quindi non è un bug. È tutto abbastanza normale. La mod funziona bene. Devo togliere quella. Quella devo togliere, però. Come se toglie quel coso mo, che non mi piace purtroppo. Era bella, però se dà problemi la devo togliere. Signorino, tu te ne vai che sei buggato, mi dispiace. E vabbè, ma comunque diciamo che beh, mo praticamente ho solo parcheggio all'aperto comunque. Cioè, ok, ho qualcosa al chiuso, ce l'ho. Ma ho quasi tutto solo all'aperto. Ma che devo fare? Beh, no, in realtà tecnicamente potrei ancora mettere un parcheggio, diciamo, più o meno chiuso. Ci sta il capanno che è chiuso, volendo si può fare anche quello. Volendo c'è il capanno, quello c'è il capanno. Ma sono altri soldi però che se ne vanno. Beh, comunque questo è molto grande, non è che lo posso parcheggiare. Beh, lo posso parcheggiare dentro. Forse ci sta qui. Sì, qua ci sta. Oh, famo sti soldi che siamo mega indebitati. Ah, scarica di lato, ok. No, comunque è bello, il Kamaz è sempre bello. Non mi ha mai dato problemi il Kamaz in vita mia. Il Kamaz è sempre un gran bel mezzo. Lo usiamo da sempre, merita. Allora, ho un po' di soldi che ovviamente mi servono per togliermi un po' di debito, perché siamo proprio indebitati moltissimo. Ci sta ancora parecchio, come si chiama? Beh, ancora c'è da vendere, credo, un po' di roba. In più mi sa che ancora c'ho da raccogliere le balle qua di fieno, che so qui da un bel pezzo. Comunque vedete che anche andando a 100 km orari è abbastanza stabile. Cioè, si può guidare, è un gran bel mezzo. E sto guidando con la tastiera. Se era col volante era ancora più facile. Ok, e niente. Cosa che ti dico? Do indietro un po' di debito. Ovviamente, l'ho pure detto che lo faccio. Allora, qui ancora voglia lui a lavorare. Non si è fermato, vero? Ha voglia ad arare, a fare quello che vuole. Coltivare. Va bene, raga, il tempo è volato. Diciamo che mo vado a concludere questo gameplay. Io spero vi sia piaciuto. Spero che le scelte di oggi vi sono piaciute. E mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo, ragazzi, ciao, alla prossima.